A Russi si affrontano due squadre di media classifica con la Sampierana che rappresenta la sorpresa di questo girone, mentre i padroni di casa vogliono riscattare le ultime tre apparizioni non certamente fortunose. Squadre distanziate in classifica di sole 5 lunghezze, arbitra la gara la signora Jessica Ghidoni di Reggio Emilia, coadiuvata da Mattia Casoni della stessa sezione e da Salvatore Morza di Rimini. Il più acuto del match di marca ospite, Bravaccini ci prova dalla distanza, Casadì risponde presente. Dalla parte opposta Filippi al volo colpisce perfettamente il pallone che Zollo blocca. Protesta 15° del primo tempo per la Sampierana per un'entrata di Magnani su Pippi, l'arbitro lascia proseguire in questo caso ma il replay ci evidenzia forse il tocco da parte dei difensori magnaniera del Russi. La replica del Russi è affidata a questo tentativo di solver ribattuto, sfera che giunge su piedi Placci che chiama l'intervento a terra Zollo. Zollo che viene chiamato nuovamente l'attenzione su questo tentativo di pallonetto a cura di Filippi, ma la Sampierana non riesce a reagire, l'iniziativa del Russi prende corpo, qui Sov viene stoppato in corner. Gli ospiti capitolano però al minuto 28 del primo tempo, dall'angolo il pallone viene scaraventato al di fuori dell'area di rigore dove il tiro viene raccolto successivamente dentro l'area piccola da Magari che da due passi trafigge Zollo sbloccando la situazione in favore dei palchetti. Russi che riceve gli applausi convinti dei propri supporters. Da calcio piazzato è la volta di Filippi, Murato in calcio d'angolo, dal conseguente corner Sov in area di rigore si ritrova il pallone del possibile 2-0 ma Zollo è pronto a negargli la gioia del gol. Nella ripresa la Sampierana recrimina per un fallo di mano di Rava in area di rigore, anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire. Dalla bandierina Collini si ritrova il pallone tra i piedi ma Casadio chiude ottimamente lo specchio della porta. Sul versante opposto l'incursione in area avversa di Lombardi viene fermata maldestramente da Canali, per il direttore di gara questa volta ci sono gli estremi per assegnare i penalty. Dagli 11 metri Sov realizza la rete della sicurezza per il 2-0 del Russi. Lo stesso attaccante galvanizzato alla marcatura si rende protagonista un minuto dopo senza trovare fortuna, mentre Collini con un tiro sporcato dalla retroguardia di casa reca più di un brivido alla porta difesa da Casadio. Nel finale Filippi in contropiede fallisce di trisce calciando addosso a Zollo, vittoria che però permette ai falchetti di tornare a sorridere dopo tre turni di stop.